youtubers, ciao a tutti ragazzi. Ok, nuova operazione uscita, la battaglia di Hanut, e quale migliore occasione per portare un altro nella mente di Max. Ci facciamo questa operazione, la vediamo per la prima volta insieme. Speriamo sia bella, anche se magari la prima parte, ecco, io non sono proprio un fan di Panzersturm, quindi vedremo. La prima parte è di notte, quindi qualcosina di nuovo c'è. Ma sono molto interessato invece alla seconda parte, anzi la terza parte, la terza giornata in cui c'è Rush, anche se siamo probabilmente in 64, ma sono curioso di vederla. Eccoci qua, battaglia di Hanut. Questa però non so mica se è la prima giornata, eh? Questi stanno già sparando, quindi... No, ok, siamo alla prima giornata. Ok, Croce non mi sembra proprio notte-notte, eh? E di fatti non è proprio notte-notte. È più tipo sera che notte. Il cielo è stellatissimo, però è abbastanza visibile, molto visibile. Ah, questo qua ce lo facciamo. Bene, iniziare così è ottimo. Ah, peccato. Sono un attimino spesato perché non capisco in che zona siamo di Panzersturm qui, sinceramente. Ah, c'ho i coltelli da lancio, tu che mi guardi intensamente. Ho i coltelli da lancio, non ho le granate, perfetto. Comunque non riesco al momento a comprendere in che punto siamo di Panzersturm. Dai, serio? Non è facile prendere quelli che stanno facendo l'animazione di Rassare, perché hanno un movimento della testa un po' particolare. Beh, comunque non è malino questa zona qua, eh? Direi che è abbastanza coperta. Qua c'è la copia più bella del mondo. T'ho visto. Ah, sono due. Quello che c'è di buono in questo archetipo di cecchino, ce ne va a fare anche il secondo. Ma ha tirato una laggata, non so se l'avete vista, ma ha decisamente laggato un po'. E l'ha fatto di nuovo. Dicevo, quello che c'è di buono in questo archetipo di cecchino è che basta un colpo di bolt action, di fucile da cecchino, per spottare la gente, che è veramente strautile. Qua ci sono le munizioni. È strautile per far capire al team da che parte stanno pushando, no? Visto che li spottate. Comunque, cioè, questa zona qua di Panzersturm, non so mica se c'è così nella mappa, ma mi ricorda un pochino il villaggetto in piccolo, il villaggetto di Soissons. Non so se ce l'avete presente, non mi ricordo ora la flag, ma in mezzo a Soissons c'è un villaggetto piccolino. Ecco, ci hanno fatto praticamente il giro dietro e ci stanno prendendo tutto dietro. Cadono sia davanti che... Ah no, beh, sono passati con l'aereo, giustamente, si sono paracadutati in fondo, esatto, quelli là sopra. Va bene, dai, lì riusciamo a riprendercela a quanto pare. No, bella sta zona qua, raga. Cioè, io non sono, come ho detto prima, amante di... Panzerstorm, però questa zona qua mi sta piacendo. Ok. Stiamo completando degli obiettivi che penso che siano della nuova settimana di 20 di guerra. Quindi teoricamente questa settimana dovrebbe esserci l'Archer. Mi sto già completando qualcosa senza sapere quali erano questi obiettivi. Buono per me. Oh! Non mi cagare, tranquillo. Uccidi 10 nemici mentre difendi. Perfetto. Da dietro. Ok. Il medico ci sarebbe, teoricamente. Qualcuno mi aiuti! AXO! Dai che ce la fai, 5 metri.
Credo in te. Aiuto! Mi serve un medico. No, eh. Niente. Va bene. Best medico io questo. È proprio bellina sta parte, comunque a parte il fatto che qua ce ne sono due. Ok. Buongiorno. A parte il fatto che non è notte, perché cioè qui è al massimo sera. Si vede benissimo e insomma, porca puttana, ok. Dicevo, le mappe notturne migliori le ho viste su Battlefield 4. Dopodiché su Battlefield 1 c'era le notti di Nivelle, qualcosina di notte c'era, ma non era la notte vera. Attenzione a Ixo, si rifà. Ci ha visto questa volta. Sa che abbiamo qualcuno qua dietro. Ah, non ho più i flare. Va bene. Noi abbiamo qua la loro borsa. Vacca putrella. Guardalo col Piat. Stardo. Sembra peraltro che gli attaccanti abbiano una certa libertà di muoversi su questa mappa e quindi ti riescono bene a prendere da qualsiasi direzione. Manca quello lì, ci manca una kill difensiva per fare un altro obiettivo, quindi direi che ce lo andiamo a prendere questo. Sa che l'hanno fatto? Cioè, l'hanno già ucciso, va bene. Dobbiamo trovarne ancora uno. Si stanno prendendo l'altra flag nel frattempo, infatti è andata. Comunque dicevo, mi sembra che gli attaccanti abbiano un bel po' di libertà nel poter flancare, farsi trovare un po' da tutte le direzioni, che però non è male alla fine dei conti. Ok, tiriamo su questo. Oddio, ce n'ho uno dietro le spalle. Avete visto? Lagga un botto oggi, non so come mai. Tutti morti qui? Ok, qua mi è andata, diciamo, un po' di culo, un po' di fortuna. Non so come abbia fatto a non uccidermi quello dietro di me, ma ce l'avevo tipo a 2 metri. Ah, un cecchino che ci sfida. Che ci sfida da sdraiato. Va bene. È finita. 5 ticket, ragazzi. Ce la portiamo a casa con due obiettivi presi e due obiettivi lasciati a loro. Ma via di mezzo. Quindi adesso siamo al secondo giorno. Dovrebbe essere sempre su questa mappa modalità sfondamento, se non sbaglio. Quindi ci saranno anche magari più tank. Direi che potremmo prendere qualcosa con più range. E quindi il car. Però anche il Gewehr 95 in realtà è un botto che non lo utilizzo. Non lo so. Se no possiamo anche cambiare classe. Magari, sì, dai, cambiamo perché rendo il gameplay un attimo più fluido. Andiamo con l'assalto, visto che probabilmente ci saranno dei tank dall'altra parte. Ok. Buongiorno. Blin sono già entrati. Cazzo, è vicinissimi alla flag, sono. Qui è un campo aperto incredibile sulla sinistra. Qua avere il cecchino ti diverte. Avessi preso una volta questo. E infatti là ci sono già dei cecchini. Un po' rischioso andarli a prendere, ma. Allora, finché vi sdraiate, andiamo d'accordo.
Di qua ci sono anche dei tank. Vabbè, andiamo un attimo a vedere dall'altra parte cosa c'è, giusto per capire com'è fatta sta flag. Che peraltro non mi sembra la stessa di prima. Ecco, vedi, qua è più coperta. Vabbè, qua davanti è bello libero, però c'è questa casa che li copre un po'. Oh cazzo, l'ho visti tardi. Cioè, in realtà li avevo visti, ma mi sono accorto che erano nemici tardi. Però siamo in mezzo a medici, quindi perfetto. Non so mica se li hanno fatti tutti, Attenzione. Sì, direi che li hanno fatti tutti. Guardate quello lì come sta andando. Niente animazione dei passi. Ah, cazzo. Oh, dinamite. Va bene, va bene. Ah, questo è il tank nuovo. Guarda questo dove si è messo. Aspetta un po'. Allora, cecchino. Voglio andare un attimo a vedere quella parte lassù in alto. Wow, no, qua sei veramente troppo aperto. Che ha una visuale della Madonna da qua sopra. Però sei... Quello è morto, sì. Sei veramente... Ti vedono... In tutta la mappa ti vedono da qua. Infatti. No, non va bene. Questa torre è veramente in mezzo a nulla più totale. Hanno fatto anche te. È normale. Non è al massimo della vita sto posto qui da camperarci, non proprio per niente. Ok, via il segnalatore. Headshot a casissimo. Ah, te invece ti prendi in testa, preciso. Abbiamo un po' di gente che pusha qua sopra. Ce n'è uno sul pack anche. Ah, peccato. No, niente, 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 niente. Stanno pushando i tank sulla destra. In realtà, da quello che ho visto per ora di come è fatta questa flag, se i tank pushassero a sinistra, probabilmente resisteremo qua 20 secondi prima che riescano a prendere la flag. Oh, ce n'è due qui. Splendido. Comunque sì, la parte sinistra direi che... Ui. Che cazzo è successo? Va bene, ucciso in azione. Partito il boiler. Oh, guarda lì che spot. Guarda, guarda. Abbiamo trovato il primo spot della Madonna di sta mappa qua. Perché giustamente la fanteria pusha nella casa che li protegge sul lato destro. E quindi te li ritrovi più o meno fermi lì. Solo che ho un po' paura alle mie spalle, perché se mi arriva un tank dietro... Vabbè, per adesso no, però... Anche un cecchino in realtà dietro potrebbe prendere. Infatti. È una buona posizione, ma bisogna stare molto attenti. Tizio ha fatto un volo incredibile. Basta teste. Sì, comunque fanteria sulla destra e tank sulla sinistra.
Sta partita qua, bene o male, se attacchi non devi aver paura, perché sennò... Allora, i tank ne hanno parecchi, non ho fatto il conto, ma ne hanno parecchi. Dovrebbero passare da sopra, come stanno facendo peraltro, solo che è un po' tardino, gli mancano pochi ticket. Prendere i tank, passare da sopra e sparare su questa flag la prendi subito. Da 5 ticket ormai è andata. Ci abbiamo un tank loro. Mettiamoli in una granata giusto per... È un Tiger peraltro. Ah cazzo, è vero che non c'ho la granata sui coltelli ancora. Va bene, va bene, va bene, va bene. Quindi, seconda giornata finita, adesso ragazzi, Rush. Oh, quello che praticamente volevo vedere. Al di là della mappa di notte, che alla fine non era di notte, mi interessa Rush più di tutto. Comunque dai, prima parte devo dire su Panzerstorm approvata. Non pensavo, pensavo non mi piacesse. Eccoci qua. A sti due, i gemellini. Sono identici. Ecco qui, munizioni. Quindi telegrafi, eh? Telegrafi come su Battlefield 1. Fanno anche lo stesso suono, peraltro. Ah, guarda lì là. Stanno già pushando sulla sinistra. Qua siamo da dietro la chiesa, c'è tutta la zona del vigneto. No, 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 qui ho fatto una minchiata io. Sono andato proprio contro il tank. Quindi sì, siamo dietro la zona del vigneto della chiesa. Attenzione perché i gemellini sono qua tutti e due. Fantastico, fantastico. Oh, oh, oh. Ok. Ricambiamo il favore qua. Un po' pericoloso, ma ci proviamo. Anche tu sei morto, fantastico. Ci pensa lui. Ok. Allora, A ce l'hanno presa, perfetto. Sì, però A l'hanno posizionata proprio laggiù in fondo. E è praticamente indifendibile A. Cioè, se guardate l'area in cui possono attaccare gli altri, A è praticamente persa fin da subito. E lì ti sparano da tutte le direzioni. E mi sparano da dietro. Bene! Attraverso il carro. Come ha fatto questo a uccidermi? Con quale traiettoria è riuscito a farmi? Lo so solo lui. Questi sono i misteri di Battlefield 5. E non solo, perché è una roba vecchia questa. Non è nuova di Battlefield 5. Qui esplode tutto. Già stare attenti a sta zona qua a sinistra perché ti passa... Oh, la madonna, sono proprio laggiù. Ti passano veramente tanto dietro qui, Tranquilli, ce n'avete uno in mezzo a 87 di voi sdraiato e pingato sulla mappa, ma lasciamolo vivere. No. E la madonna. Tiratelo giù, tiratelo giù. No, cioè, non sto capendo più niente praticamente. No, tu sei con me.
Oh, questo è loro. Distruggeteli, ragazzi, ricordatevi, importante sta cosa. Se vedete i flare dei cecchini nemici su questo gioco, li potete distruggere sparandogli. Questi se lo prendono. Ok. Probabilmente è l'ora di cambiare classe qua. Con queste distanze, magari il cecchino mantenendo la sinistra, questo mi è passato sopra. Ancora là dietro sono. Ma vaffanculo, va. Questo sta veramente troppo dietro, non serve a niente stare lì. Bene, andata. È tosta, eh. Queste due flag, visto dove sono messe, sono veramente difficili da tenere. Tanta libertà per gli attaccanti di farti il giro, praticamente te li ritrovi metà alle spalle, veramente difficile. Qua invece è già diverso perché devono entrare dentro al villaggio e qua siamo avvantaggiati noi in difesa. Loro hanno una prateria del nulla più totale davanti, quindi... sarà molto più agevole difendere qui. Azzo, non l'avevo per niente visto. Headshot schietto proprio. Bravo. Sono a terra! Medico! Medico! Ah, ok, non ci salgo più lì sopra neanche a pagamento. No, quando ti costruiscono i muri davanti mentre stai sparando è una delle cose che odio di più. Non stare lì che ci muori. Chiaro. Vabbè, proviamoci. Cioè, quando ti costruiscono i muri di sabbia mentre stai mirando qualcuno davanti è probabilmente una delle cose più fastidiose oltre al body block. Sono le due cose che mi danno più fastidio su Battlefield 5. Sentito. Quanto pare sono trasparente, ragazzi. Ma questo proprio non gliene fregava niente che ci fossi. Qui non posso restare. Ci sarebbe il tank da buttare giù, ma non ho... non posso farci nulla. Peraltro a difendere qua siamo veramente troppo pochi, quindi direi che questa flag... ah, fanculo, va. Questa flag se la prenderanno velocemente. Adesso sponiamo con l'assalto, perché bisogna tirare giù quel tank. Di avere 43 midrange, perfetto per questa mappa. Quello spot lì, dietro a quell'albero, c'è anche in conquista assalto ed è veramente una rottura di coglioni quando la gente si mette là dietro. Non è conquista assalto, peraltro, è conquista squadre, quella da 12 o 16. Adesso non mi ricordo più quanti player ci sono, cioè ho un vuoto. La modalità che hanno inserito poco tempo fa e poi l'hanno tolta. Un peccato perché era divertente alla fine dei conti. Dai, che sfiga.
questo qua adesso se fa spawnare la gente dietro, va bene, forse... Vidimi, vidimi. Fantastico. Adesso andiamo a farci quello che ci ha ucciso, perché se fa spawnare la gente da dietro. A parte che ci sono un sacco di amici qua dietro, quindi direi che è morto subito. Questo sta costruendo le finestre qua, che il punto è dall'altra parte. Aia. È molto più difficile da attaccare per loro questa zona comunque. Molto molto difficile da attaccare. Piacerebbe restarlo, ma è morto in una posizione un po' stupida. Un po' troppo pushato quello lì per andare a restarlo. Ok. Arriva una granata! Ma qua sopra è pieno, raga. Qua sopra ce n'è. Buono. 18, 17, 16. Direi che è andata la partita, raga. O lo prendono in questo momento, ma la vedo dura. Gli hanno dato i primi due punti veramente facili da prendere, e i secondi due punti sono molto difficili, molto più difficili, perché quelli hanno una prateria davanti prima di arrivare qua, quindi muoiono ancora prima di arrivarci. Va bene, dai. Andata. Un ticket. 0. Perfetto. Ah, ok. Bella. Mi è piaciuta, alla fine dei conti, la prima parte su Panzerstorm, che pensavo fosse tremenda. In realtà è fatta abbastanza bene. Non sembra neanche Panzerstorm, a dire la verità. È fatta benino. Questa parte qua di Rushing 64 è un po' confusionaria, però. Ecco, adesso magari tocca giocarla al contrario, dalla parte degli attaccanti, per capire un po' com'è, se è fattibile o meno. Detto questo, ragazzi, il video finisce qua e noi ci vediamo al prossimo video.